stenografica e la trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Daniela Gentile, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare S.p.A., ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 5 minuti circa, pregandola altresì di voler sintetizzare e non dare lettura a eventuali documenti da invece mandare alla Commissione. Grazie e benvenuta. Buongiorno, grazie. Cercherò di essere il più sintetica possibile. Ho mandato un documento, quindi cercherò di sintetizzare i punti principali del documento inviato. Il documento inviato è un documento che abbiamo, è un executive report di un documento preparato insieme ad Ambrosetti proprio per confrontarsi con i numerosi attori del panorama internazionale, delle associazioni di categoria, della ricerca, della comunicazione e con l'obiettivo di analizzare se, come e in quale misura le nuove tecnologie e i modelli innovativi di utilizzo dell'energia nucleare possono contribuire allo sviluppo industriale. Sono 10 punti riassunti nel documento inviato, mi concentrerò su un punto solo, che è quello relativo alle dimensioni della sicurezza strategica dell'energia, rappresentati in tre elementi: combustibile, materie prime e tecnologia. Il tema del combustibile direi che è stato portato alla ribalta a seguito della guerra dell'Ucraina, in tema di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, è chiaro. Ecco, l'uranio in questo senso si distingue come quel combustibile i cui paesi produttori sono i più stabili rispetto al carbone, ad esempio al gas. Quasi un quarto della produzione mondiale di uranio è concentrato in Canada e Australia, un altro 54% è in paesi che si sono già rivelati partner affidabili, e se guardiamo alle riserve di combustibili nuovamente oltre il 60% in Australia, in Canada, in Kazakistan, quindi garantisce la sicurezza. Allora, le nuove tecnologie nucleari e i reattori avanzati della cosiddetta quarta generazione permetteranno non solo l'impiego di diversi tipi di combustibili nucleari, che avranno una maggiore autonomia, 7-8 anni rispetto al paio di anni delle generazioni attuali, e consentiranno la chiusura del ciclo del combustibile utilizzando MOX, quindi il combustibile esausto dei reattori delle generazioni precedenti, contribuendo quindi anche a diminuire la dipendenza di una singola fonte, rafforzando la sicurezza strategica. La seconda dimensione è quella legata alle materie prime critiche necessarie per le tecnologie e le infrastrutture energetiche, ed anche in questo caso il nucleare è la tecnologia green che garantisce il più elevato livello di sicurezza strategica. Numericamente parlando, per ogni gigawattora di energia prodotta il solare richiede oltre 200 kg di materie prime critiche, principalmente rame, silicio, l'eolico oltre 160 kg, il carbone 14, il nucleare 9 ed il gas 4, quindi richiedendo una quantità significativamente inferiore riducono la dipendenza anche rispetto a questa dimensione. Infine, quella della tecnologia. Allora, il nostro pensiero è che i paesi che riusciranno a sviluppare, ciò che è emerso anche dallo studio, riusciranno a sviluppare, mantenere catene del valore nazionale per queste tecnologie, godranno di una maggiore sicurezza strategica. E i dati mostrano che le catene del valore del settore nucleare in Europa ed in Italia sono tra le più consolidate al mondo. L'Italia ha mantenuto la sua posizione sul mercato globale, dimostrando una resilienza notevole e una competenza tecnologica avanzata, ed in futuro queste catene potranno svilupparsi sempre più attorno al nuovo nucleare. Gli small modular reactor rappresentano una soluzione concreta nel medio termine, sono l'evoluzione delle tecnologie nucleari esistenti, hanno un modello di business innovativo che associa la componente elettrica dell'energia nucleare a quella termica a supporto della decarbonizzazione delle industrie energivore. E il percorso nucleare che noi vediamo, e quindi che fa parte della strategia della nostra azienda, vede termine gli small modular reactor, dimensioni più contenute, 300 megawatt, su cui stiamo già lavorando in collaborazione anche con altre aziende, tra cui Enel, per individuare la migliore soluzione tecnologica che possa consentire la realizzazione con un orizzonte temporale a partire dai primi anni del prossimo decennio. A questa generazione
Seguiranno intorno al 2040 i reattori della quarta generazione, che potranno operare a temperature più alte, efficienze superiori e, come dicevo prima, con un combustibile a partire da quello esausto delle generazioni precedenti. Auspicabilmente la staffetta si può completare oltre il 2050 con l'avvio della produzione di energia elettrica attraverso fusione nucleare. Secondo la quarta generazione, Ansaldo Nucleare ha avviato dal 2006 un percorso di sviluppo gettando le basi per un reattore Alfred, il primo dimostratore di un reattore raffreddato al piombo, concepito e gestito da una comunità paneuropea, oltre a Ansaldo Energia, Enea, l'Istituto Romeno per le Ricerche Nucleari, la collaborazione della belga SCK-CEN. E a giugno 2024 è stato presentato nell'ambito dell'SMR Industrial Alliance. Ecco, per promuovere lo sviluppo del nuovo nucleare, noi riteniamo essenziale adesso avere una chiara visione industriale nel medio-lungo termine, accelerare la messa a terra di progetti di sviluppo industriale, trovare sinergie tra le aziende italiane che per dimensioni, competenze ed esperienze consentano di trasformare il potenziale tecnologico in capacità produttiva concreta. Su questo ultimo punto riteniamo fondamentale l'avvio di un percorso per individuare le modalità di finanziamento dello sviluppo delle tecnologie nucleari. Ho finito il tempo a mia disposizione, però vorrei concludere solamente citando i benefici che vengono individuati all'interno dello studio e le ripercussioni, quindi sulle aziende italiane, che oggi sono circa una settantina, già operative tutte nel nucleare, ovviamente all'estero. E che nel 2022 hanno rappresentato circa 4 miliardi di fatturato, il carve-out di quello relativo al settore nucleare mezzo miliardo, con circa 160 milioni di valore aggiunto e malcontati 3.000 occupati. Bene, secondo le analisi del nuovo nucleare, proiettando al 2050 quelle che sono le proiezioni a livello europeo, ovvero un 25% dell'energia elettrica europea da fonti nucleari, questo potrebbe generare un mercato potenziale di 25 miliardi, ai quali se ne aggiungerebbero altri 21 nel caso di riapertura al nucleare all'interno dei confini nazionali nell'ambito delle dimensioni del PIE. Quindi per questo occorre prepararsi, quindi è chiaro che un 2 per 2,5% del PIL, quindi è significativo, un tale scenario va preparato per tempo ed è fondamentale definire i fattori abilitanti affinché si creino le condizioni per investimenti di adeguamento della supply chain, a partire dallo scale-up delle capacità produttive, la formazione delle competenze per progettazione, manifattura e quant'altro. Ho finito. Bene, la ringraziamo. Onorevole Ghirra, prego. Sì, grazie Presidente, io ringrazio i responsabili di Ansaldo per insomma, la relazione. Volevo riproporre una domanda che ho fatto anche ieri in ufficio di presidenza rispetto a quanto ha affermato il ministro Urso sulla necessità di sviluppare il nucleare per ridurre di fatto i costi energetici che stanno comportando problematiche al settore industriale. Voi avete parlato di tempistiche, insomma di tre step fondamentalmente per i small modular reactor nei primi anni del prossimo decennio, quarta generazione nel 2040 e poi dal 2050 ipotesi di fusione e della necessità di finanziare lo sviluppo di queste tecnologie. Io vorrei chiedervi se avete fatto una quantificazione dei costi relativamente a questi tre step che avete indicato e cosa intendiate esattamente per il finanziamento dello sviluppo delle tecnologie, perché immagino vi riferiate chiaramente a un sostegno da parte del governo. Grazie. Sì, abbiamo fatto l'onorevole, un attimo, c'è anche una domanda da parte dell'onorevole Di Sanzo, prego. Non interviene, quindi. Sì, Presidente, avevo un problema di connessione. Se mi sentite? Mi sentite? Sì, Prego, Riccardo. prego. Bene, no, sì, salve, volevo chiedere, rispetto appunto alle dinamiche, abbiamo parlato appunto dei primi anni del prossimo decennio, quali sono, le tecnologie o almeno
reattori che vedete in sviluppo che possono raggiungere la via commerciale il prima possibile. Perché da questo punto di vista credo sia importante appunto capire quali sono le possibilità di avere qualcosa che non solo sia tecnologicamente feasible, ma anche commercialmente disponibile sul mercato, perché queste abbiamo visto che un po' le dinamiche con cui i reattori piccoli stanno avendo un po' di difficoltà rispetto ad alcuni annunci fatti in passato. Grazie. Prego, se vuol rispondere. Va bene, allora la prima domanda è quindi quali sono i costi di sviluppo? Mi concentrerei sui costi di sviluppo del primo step, ovvero quello legato agli small modular reactor ad acqua, e quindi rispondo anche in parte alla seconda domanda. Abbiamo anche identificato all'interno dell'attività nella piattaforma coordinata dal MASE, alla quale abbiamo partecipato, quello che vediamo il costo per la nostra quota parte ovviamente di attività di sviluppo, pensando di identificare ovviamente un partner tecnologico con il quale portare avanti le attività, noi avevamo indicato circa 700 milioni di euro, escluso ovviamente la realizzazione del primo impianto, quindi solamente legati alla parte che ci riguarda, quindi la parte di sviluppo, di prototipazione, quindi sino ad arrivare a quel momento lì. E quindi dicevo, implicitamente rispondo poi anche alla seconda domanda, perché nella nostra visione il prossimo decennio vede innanzitutto le tecnologie delle small modular reactor ad acqua, quelle che possono effettivamente essere un'evoluzione del nucleare attualmente esistente, ulteriormente diciamo rafforzato in termini di sicurezza, e che possa tenere in considerazione aspetti quali la sicurezza passiva, intrinsecamente passiva e quant'altro, che sono stati sviluppati a valle diciamo del 2000 da e anche a valle diciamo di interventi di post-Fukushima. Vediamo invece successivi, quindi intorno al 2040, le tecnologie della quarta generazione sulle quali stiamo lavorando anche noi, siamo in una fase diciamo molto molto non avanzata ovviamente, e sono quelle tecnologie dei reattori raffreddati a piombo. Non abbiamo attività in corso su quelli che sono i veri e propri micro reattori, e quindi su quelle parti della tecnologia non abbiamo esplorato, perché ci siamo diciamo limitati a dimensioni di reattore che sono intorno circa insomma, sempre intorno tra i 300 e i 350 megawatt, e che vediamo come dimensione corretta proprio per andare a rispondere a quelle esigenze che venivano citate poc'anzi di supporto all'industria italiana, quindi di decarbonizzazione dei distretti industriali energivori, fornendo loro energia elettrica e calore. Noi riteniamo che quella sia la dimensione corretta. Bene, bene. Si sono prenotati l'onorevole Cavo, l'onorevole Cappelletti, ecco, se volete brevemente fare la domanda. Onorevole Cavo. Sì, brevemente, grazie Presidente. Ma io mi volevo rifare a una dichiarazione che abbiamo ascoltato ieri, spero di riprenderla fedelmente, dal Ministro Urso, che sostanzialmente ha prospettato il fatto di incentivare la produzione, diciamo dal punto di vista tecnologico, di impianti sul nucleare in Italia, finalizzata in questo momento chiaramente all'esportazione all'estero, per poi perfezionare la normativa italiana. Sappiamo che ad esempio il mio gruppo ha presentato una PDL sul nucleare e che il governo sta avviando un'iniziativa governativa, quindi poi ci sarà immaginiamo un abbinamento di queste proposte. Appunto, nel frattempo se come vedete questa impostazione, ecco, di massima chiaramente di procedere sull'incentivazione della tecnologia, dello sviluppo della tecnologia in questo momento finalizzata chiaramente all'estero dove nucleare consentito, per poi avere già diciamo un percorso avviato in Italia quando e se ci sarà diciamo un percorso invece legislativo positivo dal punto di vista italiano. Onorevole Cappelletti.
Grazie Presidente, colgo l'occasione per chiedere e avere una conferma, quindi gli SMR, Small Modular Reactor, ancora non esistono, se ho capito bene, sono in via di studio, di progettazione, di sperimentazione, quindi non esistono. Ecco, volevo chiedere, avete fatto anche delle previsioni su quello che potrebbe essere il costo dell'energia prodotto con questi impianti? Nel senso che ci sono degli autorevoli studi, cito ad esempio Banca Lazard, secondo la quale il prezzo dell'energia da questo tipo di fonte è enormemente superiore se confrontato con quello di altre fonti, per esempio le ferre, fonti energetiche rinnovabili. Ecco, se potete confermarmi questo dato, perché chiaramente dovendo valutare se intervenire con degli investimenti così rilevanti, dovremmo valutare anche se saranno in grado di creare le condizioni per rendere le nostre imprese, le nostre famiglie, più sostenibile l'acquisto dell'energia piuttosto che renderla più costosa. Grazie. Ecco, se potete rispondere molto velocemente perché siamo in ritardo con l'audizione successiva e rischia di saltare. Grazie. Allora, molto velocemente, l'onorevole Calo, sì, insomma, riteniamo assolutamente che il first of a kind, quindi il cosiddetto primo SMR, lo stiamo proiettando al di fuori, quindi in Europa, ed anche non solo quindi per l'SMR, ma come ho detto anche per l'LFR, il nostro prototipo Alfred avrà luogo in Romania, quindi assolutamente sì. La seconda domanda, forse più articolata dell'onorevole Cappelletti. Allora, gli SMR è vero, non esistono ancora, se non voglio dire, ma non sono SMR, quindi reattori di dimensioni contenute sulle portaerei piuttosto che sui sommergibili, quindi non sono sicuramente di tipo civile. Noi perché li vediamo positivi? Li vediamo positivi, intanto non alternativi alle rinnovabili, e questo è fondamentale, sarà complementare alle rinnovabili. Sarà diciamo una partnership tra le rinnovabili che fino a un certo punto potranno diciamo, dare tutto il loro contributo positivo alla riduzione del costo, superando il 70-80% di penetrazione delle rinnovabili, costi di sistema e quindi costi in termini di sistema elettrico, di infrastruttura elettrico, fanno lievitare in maniera esorbitante il costo delle rinnovabili, ed è lì. Perché? Perché sono necessari stoccaggi energetici in maniera consistente, perché poi una distribuzione così capillare come quella delle rinnovabili implica delle diciamo, infrastrutture elettriche importanti, ed invece il nucleare può non solo diciamo, essere l'alternativa alle batterie, tra virgolette, quindi fare da compensazione quando non c'è né il vento né il sole, abbattendo il costo, quindi il costo dell'energia, che proiettato al 2050 noi lo vediamo assolutamente competitivo con quello che è il costo oggi dell'energia elettrica, un LCOE tra 90 e 100. Ecco, noi vediamo quello come punto d'arrivo, ma al 2050, ripeto, con una riduzione dei costi di infrastruttura, quindi di capex di infrastruttura legati cioè al di sopra dell'80% di penetrazione delle rinnovabili. Grazie, grazie. Quindi concludiamo qui, vi ringraziamo per l'esaurita audizione. Sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica la trasmissione attraverso la Web TV della Camera. Do la parola ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciaio, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti, focalizzandosi sull'oggetto dell'indagine su
sul nucleare. Grazie. Prego, Presidente. Grazie Presidente, grazie ai commissari, sarò brevissimo. L'interesse della siderurgia italiana nei confronti del nucleare deriva dal fatto che noi stiamo lavorando per essere i primi siderurgici al mondo a produrre acciaio completamente green. Oggi noi siamo in una situazione di questo tipo, parlo naturalmente dell'elettrosiderurgia che produce 20 milioni di tonnellate su 22 milioni di tonnellate, quindi ormai è la siderurgia italiana, prevalentemente concentrata in impianti al nord che tutti utilizzano la tecnologia del forno elettrico. Oggi il nostro consumo, sullo scopo 1, siamo praticamente decarbonizzati perché appunto siamo già elettrificati. Stiamo lavorando sullo scope 2, e cioè sull'energia che compriamo, e su questa energia che compriamo siamo a buon punto perché un terzo grosso modo dell'energia della rete è da fonte rinnovabile, come sapete, anzi in certi giorni è anche più elevata la percentuale. Un terzo di energia arriverà adesso con l'energy release, col provvedimento che è stato assunto dal governo e dal Parlamento, perché quel terzo di energia sarà energia rinnovabile con certificati di origine. Stiamo lavorando con Edison e EDF per fare un contratto a lungo termine con i francesi per l'approvvigionamento del terzo che ci manca. Naturalmente le rinnovabili vanno bene, ma noi abbiamo un esercizio di 8.000 ore l'anno circa. Quando ne riusciamo a coprire 2.000-2.500 con le rinnovabili, poi abbiamo il problema del restante parte che si definisce baseload, che deve essere decarbonizzato. E rispetto a questa esigenza ci sono solo due tecnologie disponibili. Gli accumuli non vanno bene. Abbiamo fatto fare il calcolo, per esempio, per il nostro forno elettrico di Brescia, che non è uno dei più grandi d'Italia, di quanto spazio dovremmo occupare per mettere accumuli capaci di alimentare quel forno, 120 campi di calcio, quindi stiamo parlando del nulla. Quindi le uniche due tecnologie a disposizione sono, da una parte, le carbon capture sui turbogas, che sono ancora molto costose, e dall'altra parte il nucleare, naturalmente il nucleare di nuova generazione. Seguiamo con attenzione tutta la pista di sviluppo delle tecnologie dell'SMR e dell'MMR. Siamo interessati a stipulare un contratto a lungo termine che faccia un po' da bridge per l'attesa di queste tecnologie, che tra l'altro hanno la grande novità di prevedere reattori più piccoli, reattori da 300 megawatt, che potrebbero essere per dei distretti industriali assolutamente adeguati, tanto che noi abbiamo dichiarato la disponibilità dei consorzi dei siderurgi italiani a entrare anche nell'eventuale capitale di queste. Quindi seguiamo con interesse questa tecnologia e contiamo che naturalmente coi tempi necessari al governo e al Parlamento per avviare una nuova regolamentazione, stabilire una sperimentazione, eccetera, ci si possa pensare nel giro di 10 anni ad avere macchine di questo tipo che ci darebbero davvero una soluzione strutturale. Se facciamo questo contratto con i francesi, ho finito, stando nei 5 minuti, Presidente, saremo la prima siderurgia del mondo completamente green, cioè saremo la prima siderurgia del mondo a poter dire di produrre acciaio completamente decarbonizzato. Bene, chiedo se vi siano colleghi che intendono intervenire. Onorevole Ghirra, prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio per questa relazione sintetica ma efficace. Volevo chiederle solo a quanto ammontano i consumi energetici a cui faceva riferimento. Ecco, i consumi energetici, parlo del mio settore, I consumi del mio settore oscillano tra i 18 e i 20 tera l'anno e i consumi globali degli energivori italiani diciamo che sono un 30% in più, quindi 25-26 tera complessivamente. Onorevole Barabotti. Grazie Presidente, grazie al Presidente Gozzi. Ho avuto modo di confrontarmi nei giorni scorsi con il Presidente di Confindustria Orsini, il quale ha dichiarato che vorrebbe, di concerto col MEF, nell'ambito della legge di bilancio, presentare delle norme che consentano l'avvio in Italia di alcune
esperienze a livello sperimentale sul nucleare, anche immagino quello di nuova generazione. Volevo capire se c'è qualche dettaglio in più che possiamo avere da lei su questo fronte, perché riteniamo che il nucleare, insomma, sia anche per l'Italia nel prossimo futuro la strada da percorrere per dare stabilità agli approvvigionamenti a un prezzo costante. La Presidenza Orsini fin dal suo primo momento ha declinato l'ipotesi del nucleare come un'ipotesi sulla quale lavorare per compensare, se possibile, quel gap che esiste tra l'industria italiana e l'industria degli altri competitor europei, che vi sintetizzo così, con tre numeri la capite subito. Allora, l'industria energivora italiana ha pagato quest'anno mediamente il megawattora 120 euro. I tedeschi l'hanno pagato 65, i francesi 42. È chiaro che se si continua a mantenere un gap e una distanza di questo tipo, è una simmetria competitiva che alla lunga ammazza i sistemi industriali e nega in radice il mercato unico europeo. E non è che si possa consentire all'interno dello stesso mercato per aziende dello stesso settore differenziali di questo tipo. E quindi bisogna cercare tutte le strade. Purtroppo l'Europa, e Draghi lo dice nel suo rapporto, è stata incapace di fare una politica energetica comune, si è lasciato ai singoli stati l'intervento e naturalmente questi sono i risultati. Ognuno pensa ai suoi sistemi industriali e parlandone con Pichetto noi abbiamo detto noi siamo per un prezzo unico dell'energia per gli energivori europei, ma in assenza di questo prezzo bisogna che anche l'Italia si attrezzi e lo si sta facendo. Onorevole Cappelletti. Grazie Presidente, io sarò molto, molto sintetico. Volevo sapere perché non è stato citato e neppure considerato l'ipotesi di utilizzo dell'idrogeno. E in secondo luogo, visto che è stato richiamato l'onere del costo eccessivo dell'energia, che chiaramente è un problema enorme, però questo, se questo è il problema, bisognerebbe andare verso una completa transizione energetica verso le fonti energetiche rinnovabili che notoriamente hanno un costo enormemente inferiore rispetto anche a quelle del nucleare. Due battute. L'idrogeno oggi è particolarmente costoso e inagibile dal punto di vista economico. Tra l'altro l'idrogeno usa due risorse preziosissime, una è quella dell'energia rinnovabile, che sono scarse, e l'altra è quella dell'acqua, perché per fare idrogeno si consuma una quantità d'acqua che è diventato anch'esso un bene raro. Noi abbiamo predisposto in tutti i nostri laminatoi bruciatori capaci di bruciare anche una miscela di idrogeno con il gas naturale, ma stiamo lavorando piuttosto sul biometano che sull'idrogeno, perché c'è una differenza di costi insostenibile. Oggi l'idrogeno al chilo costa 5 volte quello che costa il gas naturale, quindi è impraticabile. Tra l'altro l'idrogeno ha problemi difficili di stoccaggio e di trasporto, molto gravi. Con le rinnovabili noi facciamo il 40% circa della produzione nazionale tra fotovoltaico, eolico e idroelettrico, grazie a Dio che c'è l'idroelettrico. Il 40% dell'energia italiana è ancora prodotta da gas. Pensare di sostituire nel breve periodo il gas è una follia. Tra l'altro purtroppo dobbiamo notare che più crescono le rinnovabili in Italia, più il prezzo dell'energia cresce. Al 2030, se contiamo anche 35 miliardi dell'eolico offshore, avremo dato di incentivi dai primi conti energia fino al 2030 220 miliardi che sono andati tutti in bolletta, pagati dalle famiglie e dalle imprese italiane. Un SMR di nuova generazione, le stime che ci fanno gli amici dell'Ansaldo Nucleare e dell'EDF, costa 2 miliardi. Quindi con 20 miliardi si potrebbero fare 10 SMR. 35 miliardi per l'eolico offshore, che è costosissimo, perché parliamo ormai di più di 2 milioni a megawatt, che ha complessità tecniche molto rilevanti, e quindi insomma, ecco, su questi numeri bisogna soffermarci, se no parliamo astrattamente. Onorevole Cavo, prego. Sì.
Sì, velocissima, grazie Presidente. Chiarissimo in tutta l'esposizione. Una domanda molto secca. Lei ha parlato ovviamente di prospettiva auspicabile, no? Anche da parte del percorso del Parlamento italiano, che ci vedrà sicuramente coinvolti in questo dibattito. Ha detto che si augura che ci si possa arrivare, se non ho capito male, in una decina d'anni poi alla, diciamo, messa a punto e possibilità, ecco, di affiancare il nucleare alle altre fonti e soprattutto alle rinnovabili, che capiamo vengono utilizzate ma non possono essere sufficienti, ma ci deve essere una complementarietà. Ma 10 anni sono un arco temporale ragionevole oppure no, per compensare tutto quello che ci ha detto e anche, diciamo, questo costo dell'energia che vede l'Italia sicuramente in maniera molto alta rispetto agli altri paesi e di fronte all'assenza sostanzialmente di un costo unico a livello europeo per diciamo gli energivori. Ecco, mi chiedevo se questo arco temporale è un arco temporale tollerabile o meno. Naturalmente l'arco temporale dipende da quello che ci dicono EDF e Ansaldo Nucleare relativamente alla predisposizione della tecnologia e al passaggio all'industrializzazione di una tecnologia che oggi è ancora oggetto di ricerca e sviluppo. Se il governo italiano, in assenza di un prezzo unico europeo, se il governo italiano continuerà a fare politiche per gli energivori, questi 10 anni sono gestibili, altrimenti c'è il rischio di uno spiazzamento competitivo progressivo e della messa in crisi non soltanto della siderurgia italiana, ma di molti altri settori fondamentali come la ceramica, la carta, il vetro, cioè tutti i settori che tra l'altro sono fondamentali per le filiere che ci stanno sotto, no? Perché non è che la scomparsa dell'acciaio o della ceramica implica soltanto il danno in sé circoscritto al settore, provoca ripercussioni nelle filiere sottostanti. Bene, allora ringrazio il Presidente Federacciai e chiudo qui.